Con Zeman per innanzitutto chiedere così a bruciapelo al mister se c'è una piccola crisi, tre sconfitte consecutive. I risultati sì, di prestazione no, e oggi sono contento di quello che ha fatto la squadra, ha permesso un tiro all'avversario, purtroppo tiro del gol, e poi c'era ritmo, c'era applicazione da parte di tutti i ragazzi e sono contento. Ecco, allora le chiedo due cose. Intanto, rispetto a quello che ha detto sul gol, c'è qualche errore in particolare o è stata la giocata degli Cicconi e Panico da applausi? No, abbiamo sbagliato uscita da destra, dobbiamo essere più veloci e leggere meglio dove sono compagni e dove non ci sono. Purtroppo non è la prima volta che succede, però il resto della partita sono soddisfatto. Ecco, lei ha detto che al di là di questa occasione non ha concesso nulla alla Carrarese ed è vero, però dal punto di vista delle occasioni create il Pescara è andato vicino al vantaggio con il palo di Aloy, poi si è limitata un po' di conclusioni da fuori. Lei ha detto invece che è contento di come ha giocato, non sono mancate le occasioni, proprio quelle del calcio zemaniano? Dobbiamo considerare che abbiamo giocato contro una buona squadra, molto esperta e anche fisicamente ci sono andati dentro loro più di noi. E quindi era più difficile, però nonostante tutto penso che una decina di tiri l'abbiamo fatti, purtroppo non sono finiti mai dentro la porta. Poteva cambiare la partita se fosse entrato il tiro di Aloy? Ma io penso di sì, la partita l'abbiamo fatto più noi che loro. E quindi... Le scelte, ieri in conferenza aveva detto abbiamo fatto 700 tocchi nelle ultime partite, ne dobbiamo fare massimo 400, motivazione per cui Aloy play è squizzato fuori? Ognuno ha fatto di meno, no? Aloy perché pensavo che leggeva meglio la situazione, che la girava più veloce la palla, perché magari poi non è successo, anche perché quando è entrato squizzato non è cambiato molto sul gioco. Chiedo l'ultima cosa io, poi Massimo una domanda da studio. Ieri in conferenza ha ribadito che secondo lei questa squadra come qualità è migliore di quella dello scorso anno, ma manca un mese e mezzo abbondante al mercato. Chiederà qualcosa a Dell'Icarri se si vuole provare a vincere? Io no, io aspetto che i ragazzi crescano, io ripeto, se si fanno fuori prima di imparare a giocare li si ammazza. Io dico che loro c'hanno talento e bisogna cercare di metterlo a disposizione della squadra. Massimo, una domanda per Zeman. No, ecco, solo su Aloy, la scelta di far giocare Aloy come vertice basso per dare anche più equilibrio alla squadra dopo quello che era successo contro la Recanatese, è stata anche questa la scelta, la motivazione? Chiede Massimo Profeta su Aloy, anche per dare equilibrio alla squadra, più equilibrio dopo quanto visto con la Recanatese e tutte quelle ripartenze concesse. Anche l'equilibrio, forse squizzato gioca più semplice, Aloy più difficile, quindi anche lì ogni tanto rischia dribbling che ci potrebbe costare tanto, ma anche lui gioca da qualche anno e quindi esperienza ce l'ha e oggi ha fatto bene.